proprio bellissima, Spandau. Oggi mangiamo qualcosa di un po' più tipico. Certo. Ci si chiama in una bud, in una knipe. Un budel, invece. In un budel, non c'è straiere. Hai detto budel, ho detto bude. Budel. Senza la L e la V. Ma ci sta meglio. Ma sti cosi colorati di arancione, guarda che è roba seria Spandau. Ci sono tante cose belle, ma se voi vedete Spandau poi cercate di vedere il balletto di Spandau. Che sarebbe? Ah, fatto di cibo. Fast food a base di pesce. Ah, una magna. Un pesce spada al 4. Se no c'è quello. Non so che sia. Che è pieno però, quindi dovrebbe fare roba buona o roba economica, dipende, qua si dividono in due. Delicatessen non è roba economica probabilmente. Che vuol dire delicatessen? Vuol dire delicatezze, le cose più wow. In italiano si usa la parola tedesca, vuol dire... Ah, è vero, delicatessen pure in italiano. Sì, ma io sono scemo. Guarda qua, andiamo cibo a destra, di alto livello. Oh, una granita me la farei, eh. Esce il sole, fai comprare. No, babbo, sì, non è la granita. Non è, che cos'è? Il bubble tea è una cosa che si beve in Corea, è un tipo un tè freddo aromatizzato. Dai, con delle palline. Volevo un po' di frutta. Guarda che bello, guarda qua, figa, guarda che roba. Oh, ma guarda che cazzo di posto che ho portato. No. Oh, io ci sono mai stato in un posto del genere, scusami. No, no, va bene. Se non ho girato la Germania come te. Oh, guarda, tutto il vestito di robe rosa e viola è proprio tuo questo. Sì, guarda poi che stile. Io dico del colore. E quando avrò 80 anni sarà bellissimo. Anche qualche borsa? Burza. Burza. Andiamo Oga! Guarda che cosa, sta qualcosa di viola qua, vediamo che roba è. Andiamo Oga. Vediamo. Ma che roba? Prugne. Prugne delle varie cose. Le fragole. Ma guarda che posto. Un mercato. Guarda che posto figo. Mercato figo posto. Guarda, tutto viola. Per fare cose viola ci vuole. Fa tutta una parete viola di un mercato. Non so, l'altra sera saranno anche offerte. Quindi che non sono a campione, sanno di qualcosa.